Questa è una serata speciale per questa comunità e credo di interpretare i sentimenti di tutti i cittadini di questo territorio, perché sono veramente orgogliosi ed onorati di questa, del fatto che abbiamo aggiunto un importante tassello a quella che è la bellezza di Leuca, che già diciamo, per lo scenario naturale, per il patrimonio architettonico e per i tanti monumenti che già ci sono in questo territorio è già grande, però questa sera appunto aggiungiamo qualcosa in più, perché questo luogo, che è già un luogo molto amato e visitato da tanti che vengono qui a Leuca, si arricchisce di un valore che sono sicura e mi auguro attrarrà sempre di più visitatori. È un luogo che in qualche modo rappresenta il mito dell'impero e della romanità, però oggi l'abbiamo detto in mille modi nel convegno che si è svolto qui a Leuca, e questo luogo si allinea bene e si armonizza anche con altri simboli di Leuca che rappresentano la vocazione di questo territorio, che è la vocazione di essere sentinella e avamposto della cultura e della spiritualità del Mediterraneo, così come lo è l'imponente faro che abbiamo alle nostre spalle, così come lo è il santuario, la basilica di Santa Maria di Leuca, Definitibus Terrae. Quando io vado in Italia, diciamo, nelle riunioni anche con gli altri vescovi italiani, se io dico che sono il vescovo di Ugento, nessuno sa dove sono. Dico, ma dov'è questo Ugento? Non appena io dico che io sono il vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, tutti capiscono dov'è questo posto. Quindi veramente questo dobbiamo considerarlo come un grande simbolo, un simbolo di un'identità territoriale, di un'identità anche culturale, e come diceva anche il sindaco, il simbolo di un avamposto che oggi nel Mediterraneo acquista un grande significato proprio per le vicende storiche che sono, come dire, di cui noi siamo a conoscenza. Lo è sempre stato in realtà, questo luogo ha sempre significato, diciamo, una vedetta, un faro lanciato su tutto il Mar Mediterraneo, e questo naturalmente per noi dice quella che è la nostra vocazione, la vocazione di questo territorio. Quindi a tutto quello che già c'è, il faro, il santuario, adesso si aggiunge quest'altra bellezza, come dire, bellezza su bellezza, e quindi certamente è un evento di straordinaria importanza. Un secolo fa la Puglia, soprattutto il sud della Puglia, era, come era sempre stata, una terra trattata male dalla natura. La natura era stata avara, non ci aveva dato fiumi, non abbiamo fiumi, e i fiumi sono importanti perché ci portano la vita. Nacque l'idea dell'acquedotto pugliese un po' più di un secolo fa, che fu un'idea considerata pazzesca, quella di prendere un fiume destinato al Tirreno, e come dirà qualche decennio dopo Giuseppe Ungaretti in un bellissimo scritto, le acque limpide che si recavano sul Tirreno furono dall'opera dell'uomo portate sull'Adriatico e sullo Ionio. Il canale principale descritto da Levi Tucci un attimo fa è proprio questo fiume artificiale che serve tutta la Puglia. Però a questo fiume mancava qualcosa, mancava la foce, i veri fiumi sfociano a mare. Allora qualche anno dopo l'ingegner Cesare Brunetti, il bravissimo progettista degli edifici storici dell'acquedotto pugliese, ebbe questa splendida progettazione. Dobbiamo leggere così questa cascata, è la foce di questo fiume artificiale. L'uomo ha voluto vincere la natura, ha portato l'acqua, la vita, il benessere dove la natura gliel'aveva negata. E questa è una maniera per festeggiare questo successo dell'uomo. Credo che adesso possiamo dare il via e vedere la luce e l'acqua arrivare. Grazie e auguri a tutti. Dal Myanmar, Tinzar. E dall'Italia, Rossella.
Thank you.